Ciao ragazzi, allora, oggi vi faccio vedere un piccolo dietro le tendine di uno scatto che ho realizzato con Jessica, che vedete, no, voi forse non lo vedete perché c'è un bel riflesso, ma adesso ve lo faccio vedere qua, ok? Ed è uno scatto che ho realizzato per cercare di dare un po' una mia firma a un set fotografico in cui si andava a pubblicizzare un pochino alcuni vestiti di un certo negozio, ok? Abbiamo fatto delle foto classiche, quindi con luce morbida in cui si vede bene il vestito, eccetera, però a mio parere è sempre importante comunque non fermarsi alle foto proprio classicissime, ma cercare di dare almeno su qualche scatto una propria firma. Ora, quando si fanno dei set un po' più commerciali non si può fare solo foto del genere, perché ovviamente poi magari il negozio o il brand di abbigliamento o quel che l'è magari poi non è contento, però secondo me ci sta a fare alcune foto normali, quelle che vendono bene, diciamo, e poi però andare a realizzare comunque qualcosa che ci rappresenta. Per fare questo qualcosa io ho deciso di utilizzare il Godox BFP, cioè il proiettore all'aperto, perché volevo cercare di creare qualcosa di particolare, come se ci fosse una specie di finestra che rifletteva la luce del sole che andava a finire sulla modella, ok? Quindi adesso vediamo insieme come sono stati realizzati questi scatti, d'accordo? Allora voi li vedrete qua in grande, qua sul mio fianco. Per prima cosa, i due scatti finali sono questo e questo, quindi ne ho fatti due, ovviamente ne ho fatti anche altri, ma questi diciamo sono i due che mi soddisfacevano di più, ok? E come sono stati realizzati? Questi sono stati realizzati in questa maniera qua. Come vedete da questa foto abbiamo semplicemente utilizzato un solo flash, che era un Godox AD300 Pro con il Godox BFP for Flash, quindi il proiettore della Godox attaccato davanti, e abbiamo usato semplicemente le alette, quelle che vanno a tagliare la luce in maniera quadrata, triangolare, insomma senza dargli delle forme, solo a tagliare la luce per creare una specie di finestra su di lei, ok? Ora, in questo caso ho utilizzato la lente originale del Godox BFP, che è un 85 mm, però volendo l'avessi voluto fare un po' più grande, questa forma avrei potuto cambiare lente e metterci, che ne so, il 24-70 e fare la foto col 24-70 in maniera tale che aprisse un po' di più e quindi il rettangolo fosse un po' più grande. Ora, io avevo intenzione di farle con lei per terra, con questa posa un po' raccolta, quindi ho provato con l'85, veniva bene e quindi non sono stato a cambiarla. Detto ciò, quindi setup molto molto semplice, però aveva alcune difficoltà dal punto di vista intrinseco. Allora, per prima cosa ho utilizzato la EOS R. La EOS R con attaccato l'85 mm f1.2, perché era l'obiettivo che avevo utilizzato già per gli scatti precedenti, quelli diciamo con luce morbida tranquilla, ok? È il vecchio f1.2, non è quello nuovo, che ha anche nitidezza rispetto al vecchio. Diciamo che il vecchio, se scattiamo f1.2, è molto morbido, ma a me piace tantissimo. Non sto ad aumentare la nitidezza perché secondo me non ne vale la pena. Comunque è questo discorso a parte, diciamo ognuno ha la sua filosofia su come fare queste cose. Dicevo, quindi EOS R 85 f1.2, ho deciso di continuare a scattare ad f1.2 anche se lei era contro una parete, perché mi piaceva che la parte frontale del vestito andasse un pochino andasse a sfocare un pochino, quindi avevo bisogno dell'apertura massima possibile. Poi magari a f4 sarebbe venuta bene lo stesso, ok, però giustamente poi ognuno quando si trova lì a scattare fa le sue scelte, e io ho deciso di utilizzare f1.2 perché volevo che la parte frontale andasse leggermente a sfocarsi, anche perché lo spazio ne era tantissimo, quindi insomma non poteva sfocare nemmeno più di tanto. Detto ciò, ovviamente la giornata, come vedete dalla foto di backstage, era una giornata di sole pieno, quindi eravamo, se non a mezzogiorno, all'una, poco ci mancava, ok? Eravamo veramente con una giornata di sole pieno all'ombra, però, quindi va detto, non eravamo sotto il sole, ma eravamo in una situazione di ombra aperta. E i parametri erano tali che, cioè la luce era tale che scattando ISO 100 f1.2 mi sarebbero venuti dei tempi di scatto veramente troppo veloci, che avrei dovuto utilizzare il flash in async. Non c'è problema utilizzarlo, il Godox AD300 Pro va in async, però se ricordate e trovate il video in cui ne parlo o qua, non so da che parte esce di YouTube, avevo fatto un'analisi e avevo trovato che utilizzando in realtà
un filtro ND si riesce comunque a risparmiare uno stop rispetto all'high speed sync. Quindi, dato che qua eravamo già in situazioni in cui veramente sapevo che avrei dovuto chiedere alla D300 Pro praticamente tutta la potenza che aveva, perché comunque il BFP, come qualsiasi proiettore, assorbe tanti stop, ho utilizzato il filtro ND della Nisi, l'ND variabile che è qui, ok? Quindi ho preso questo, se riesco a staccarlo senza metterci un dito sopra, sono bravissimo, ok? Quindi questo, e l'ho dovuto chiudere completamente. Questo, per pura botta di fortuna, ha fatto sì che il tempo di scatto diventasse un 200esimo di secondo, quindi il tempo di sync, perfetto. Non sono dovuto andare nei sync grazie al fatto che ho utilizzato il filtro ND. Ripeto, avrei potuto utilizzare la speed sync, ma avrei perso uno stop di luce, e in queste situazioni quello stop può essere particolarmente utile. Infatti, come vediamo adesso dagli scatti, partiamo da questo, vi faccio vedere cos'è uscito senza post-produzione. Questo è il risultato senza post. Come vedete, cioè, si vede la luce, ma siamo proprio al pelo, ok? Siamo al pelo perché magari un pochino più di intensità non avrebbe fatto schifo. Quindi eravamo proprio, anche con il flash a piena potenza, eravamo proprio al massimo che questo poteva fare, contando la perdita di luce dovuta al BFP e contando ovviamente anche i parametri di scatto che usavamo e il filtro ND, eravamo proprio al limite. Come notate dalla foto senza post produzione, comunque i parametri di scatto ISO 100, F1.2, un 200esimo con il filtro ND sottoesposto con intensità 5 hanno prodotto una luce che sulla parte, diciamo, non illuminata dal flash è molto sottoesposta. Non sono stato a misurarvelo perché poi avremo mille foto da fare, non avevo tutto il tempo di sto mondo, però comunque stiamo parlando tranquillamente di 2 se non 3 stop di luce in meno, ok? Quindi luce ambiente sottoesposta di 2-3 stop e il flash che mi dà quell'intensità di luce che riesce a far emergere la modella in un rettangolo come se ci fosse una specie di finestra che riflette. Allora, avrei potuto dare, dato che sapevo già che sarei andato su luci un po' più calde per fare un pochino, chiamiamolo, di tramonto, ok? Senza andare sul tramonto proprio intenso, però mi piaceva averla un po' più calda quella luce lì. Avrei potuto mettere davanti al BFP un gel colorato, semplicemente un full CTO e finiva lì. Però, dato che questo mi avrebbe fatto perdere ulteriori stop, e contando che qua non volevo che la luce su di lei fosse col CTO, ma il resto del mondo, quindi la luce ambiente, in realtà fosse fredda perché non stavano bene, volevo che fosse tutto caldo, ho pensato, inutile che sto a mettere il CTO davanti perché tanto alla fine mi mangerebbe solo più o meno uno stop di luce, e in più avrei comunque il problema che fuori la luce è fredda. Contate che qua stavo scattando con bilanciamento del bianco standard su 5200-5500 Kelvin, se non ricordo precisamente, comunque siamo da quelle parti lì, ok? Quindi ho scattato semplicemente con luci bianche e sono andato in post produzione a scaldare un pochino, semplicemente muovendo il bilanciamento del bianco su tonalità un po' più calde. A questo punto poi il grosso del lavoro l'ho fatto in Lightroom, adesso vedete qual è il risultato finale. Il grosso del lavoro è stato fatto in Lightroom ed è stato contrasto, scaldare un po' i toni e niente di più, cioè pochissima roba veramente. L'unica cosa che sono andato a fare su Photoshop è stato andare a sistemare la pelle con i plugin, quelli che vi ho fatto già vedere di Retouch for Me, eccetera, anche se lei, diciamo, che non ha una pelle brutta, quindi c'era veramente poco da fare, però una piccola patinatura ci sta sempre, contando che poi col plugin è praticamente gratuita, nel senso che si fa in 30 secondi, non aveva senso non farlo. Quindi veramente dallo scatto originale allo scatto post prodotto si è trattato semplicemente di un contrasto, scaldare i toni, sistemare la pelle e poi andare a fare un pochino di dodge and burn sempre su Photoshop. Stop. Stesso identico trattamento per l'altra, diciamo ce n'era una con la luce un po' più laterale che quella che ho fatto vedere adesso, e questa qua dove invece si vede bene perché sono più frontale il rettangolo di luce, e vi faccio vedere come è uscita senza alcuna post-produzione. Come vedete qua si vede bene il rettangolo dato dal Godox D300 Pro con il BFP, tutto freddo chiaramente, di nuovo come prima trattamento identico, infatti su Lightroom ho semplicemente fatto sincronizza e quindi
sincronizzato il contrasto che mi ha reso più scura la parte fuori e più luminosa la parte in luce, è andato a scaldare i toni, un po' di sistemazione della pelle con Retouch for Me e infine un po' di Dodge & Burn. Stop, ok? Questo qua, di nuovo, un altro scatto che mi piace tantissimo, è una posa veramente delicata e penso che sia interessante perché non è da tutti, secondo me, andare a utilizzare un proiettore all'aperto. Avessi avuto un 600 watt secondo, probabilmente sarebbe stato meglio, quindi il Godox AD600 Pro, anche meglio la D1200 Pro, ecco, lì sarebbe stato veramente il top. Però vabbè, anche così, alla fine ce la siamo cavata, era tutto un discorso di distanza a quel punto, perché vige sempre la regola dell'inverso del quadrato e quindi più ci avviciniamo, più intensità di luce otteniamo. Questo è abbastanza logico, però sapete che viaggia con l'inverso del quadrato, quindi a volte semplicemente avvicinare di un metro produce un'intensità di luce molto molto più alta. Il problema poi è sempre cercare di fare delle inquadrature che non prendano il flash, eccetera, ma lì sono altri discorsi, ok? Quindi quando facciamo scatti per un cliente con luci classiche, morbidissime, eccetera, però secondo me cerchiamo sempre anche di creare qualcosa di nostro, di particolare. Magari alla fine, quando il set è finito, il grosso l'ho ottenuto, ecco, cerchiamo di fare qualcosa di carino. Cosa mi rappresenta per quanto mi riguarda? Magari i colori un po' più vivi, il classico tono caldo, le luci tagliate con delle ombre magari appunto particolari, eccetera. Allora ho detto qua, mettiamoci il tono caldo e la luce tagliata. I colori li facciamo un'altra volta, quindi gel colorati per fare colori a destra manca, li facciamo un'altra volta, ok? Detto ciò, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima. Ciao!